Il convegno No Dipendenze 2014, promosso ieri a Nuoro dall'azienda sanitaria locale in collaborazione con l'ASL di Cagliari e l'Associazione Eventi di Sardegna, ha consentito di fare il punto sulla diffusione di vecchie e nuove dipendenze, dall'alcol alla droga, al fumo, per arrivare al gioco d'azzardo patologico e alle dipendenze da internet. Tra i relatori, il professor Giovanni Bigio, neuroscienziato dell'Università di Cagliari, il dottor Massimo Diana, direttore del SERD di Cagliari, e la dottoressa Rosalba Cicalò, direttrice del SERD di Nuoro. Qui abbiamo chiesto una panoramica sulla situazione in città e in provincia. Dottoressa Cicalò, direttrice del SERD di Nuoro, qual è la situazione in città e in provincia sotto questo profilo? A livello locale, il fenomeno prevalente rimane sempre l'alcolismo. Dico questo perché l'utenza che afferisce al nostro servizio è comunque prevalentemente un'utenza con problemi alcol correlati. Il fenomeno emergente, perlomeno per quanto riguarda il panorama che noi abbiamo come operatori del SERD di Nuoro, è quello di un aumento, di un incremento della domanda rispetto al gioco d'azzardo patologico. Quindi negli ultimi tempi sono aumentati gli utenti affetti da questo tipo di dipendenza. Mentre recentemente abbiamo anche iniziato ad occuparci di disturbi del comportamento alimentare e quindi anche in questo senso abbiamo avuto un aumento della richiesta. Sotto il profilo dell'utilizzo di droghe, com'è la situazione? Ma un altro fenomeno che diversifica evidentemente l'attività degli anni precedenti è che stiamo cominciando ad avere in trattamento minori, quindi ragazzi di 15 anni che arrivano da noi perché già poliassuntori di sostanze. Sostanze prevalentemente cocaina, prevalentemente cannabis, a cui si aggiunge molto spesso, soprattutto nei fine settimana, l'uso di alcol. Quindi parliamo di ragazzi in una fascia d'età compresa tra i 15 e i 17 anni, già inquadrabili come poliassuntori.